Con l'arrivo delle piattaforme di nuova generazione, ma in realtà da molto prima, ho sentito il bisogno quasi fisiologico di un titolo di guida simulativo, profondo e ben realizzato, e che mi desse quella soddisfazione che da troppo tempo non trovavo in un gioco di questo genere. Se poi consideriamo anche che i titoli arcade usciti negli ultimi anni dedicati sempre alla guida non sono stati proprio eccelsi, diciamo che la mia voglia di un prodotto di qualità era veramente aumentata a livelli esponenziali. Io ipotizzavo che questo titolo potesse essere, non so, un Gran Turismo 7, magari proposto al lancio di Play 4 oppure nei mesi direttamente successivi, ma così non è stato, perché in realtà il titolo che ha catturato la mia attenzione e che mi ha portato addirittura a effettuare il pre-order è stato Project Cars. La storia di Project Cars è abbastanza particolare, perché infatti il titolo è stato quasi interamente finanziato dagli utenti tramite un sistema di crowdfunding. La software house infatti responsabile del progetto, ovvero Slighty Mad Studios, gli stessi che hanno realizzato su vecchia generazione i Need for Speed Shift 1 e 2, non erano riusciti infatti a trovare un publisher o comunque un finanziatore per il loro progetto, che inizialmente si chiamava semplicemente CARS, che era un acronimo, non ricordo bene di cosa, comunque qualcosa che riguardava la simulazione e quant'altro. Ed è sinceramente una situazione un po' paradossale, perché il progetto fin da subito, quindi andiamo indietro secondo me almeno 2 o 3 anni, era apparso qualcosa di davvero interessante, un gioco che proponesse una simulazione di guida pura, nuda e pura, veramente impegnativa anche, che proponesse tante piste, tante autovetture, un sistema, una fisica veramente curata, metodo dinamico e tutto quanto, eppure stranamente non erano riusciti a trovare un qualcuno interessato a questo progetto e quindi hanno dovuto ricorrere poi all'utenza, che volentieri in realtà ha finanziato il progetto perché aveva voglia di un titolo del genere, quindi un simulativo puro. Ed effettivamente la situazione è un po' paradossale, paradossale come poi un publisher importante, mi pare Namco Bandai, sia intervenuto semplicemente all'ultimo minuto per dire: ok, il progetto l'hai fatto te, io te lo pubblico, ci metto il mio nome sopra, però in realtà lo sviluppo l'hai fatto tu, grazie anche agli utenti che poi hanno avuto il gioco in accesso anticipato e quant'altro. In realtà sembra quasi che Project Cars, proprio per il tipo di gioco che vuole essere, per il tipo di gioco di guida che vuole essere, fosse ritenuto un titolo non appetibile alle grandi masse, molto probabilmente, no? Simulativo, c'è da impegnarsi, sai, se c'è da impegnarsi, quindi automaticamente diventa un gioco di nicchia, per il discorso che ho fatto anche un paio di video fa, no? La facilità, la semplificazione all'interno dei videogiochi. E forse è stato proprio per questo che in realtà Project Cars non è riuscito a trovare un publisher, almeno inizialmente, o comunque qualcuno che finanziasse lo sviluppo di questo titolo, perché la software house non era una software house sconosciuta, il progetto era tutt'altro che una cosa campata per aria, era già qualcosa che aveva delle basi belle solide. Quindi sinceramente mi chiedo: ma è possibile che il mercato influenzi così tanto i prodotti e i progetti di alcune software house che magari hanno veramente in cantiere qualcosa di interessante, ma che apparentemente non è appetibile alla grande massa e quindi deve essere schifato a prescindere? Porca miseria, dai! Superati comunque gli iniziali problemi economici, lo sviluppo è poi andato avanti fino ad arrivare ai giorni nostri, con l'uscita effettiva del titolo, che uscirà proprio tra qualche giorno, il 7 di maggio, dopo purtroppo alcuni rinvii, come al solito, per migliorare e sistemare alcune problematiche. Comunque il gioco uscirà sugli scaffali tra qualche giorno. Cosa vuole proporci Slighty Mad Studios attraverso il suo Project Cars? Vuole proporci sicuramente un titolo mostruoso, qualcosa di incredibile a livello di simulazione e a livello di guida. Perché? Perché innanzitutto loro hanno puntato tantissimo sull'aspetto visivo, quindi sul colpo d'occhio, sulla cura nel dettaglio grafico. Quindi hanno curato minuziosamente vetture, piste, situazioni, tra l'altro meteo, col cambio, no? La situazione, cambio meteorologico, ciclo, notte, giorno, il tutto curato in maniera veramente maniacale. Tra l'altro il frame rate dovrebbe essere, fortunatamente si spera, stabile su tutte le piattaforme, per garantire proprio un colpo d'occhio, una resa
veramente eccellente. Altro punto fondamentale su cui si sono concentrati è la fisica dei veicoli. Stiamo parlando di un simulatore di guida, quindi ogni veicolo avrà il suo modo di guidare. Non so, un veicolo a trazione posteriore avrà un feeling diverso alla guida rispetto a uno a trazione anteriore. Magari un veicolo a trazione 4x4, quindi trazione integrale. Hanno cercato comunque di ricreare tutti questi veicoli, che sono più di 70 all'interno del titolo, in maniera particolare sia a livello di fisica sia a livello di dettaglio, quindi curati veramente bullone per bullone gli interni. Hanno fatto un lavoro veramente pazzesco. Poi se guardate i video dove confrontavano Project Cars con la realtà, anche i giochi di luce, le ombre, il dettaglio era qualcosa di veramente mostruoso. Anche nei tracciati stessi, che sono più di 50, mi pare, anche quelli sono stati ricreati in maniera veramente meticolosa, quasi filo d'erba, cordolo per cordolo, buchetta per buchetta, per garantire proprio una sensazione al videogiocatore di immersività totale all'interno di questo ambiente. Ed ecco quindi che in realtà un gioco così, con un lato tecnico così curato nel suo complesso, penso anche il sonoro, i motori e quant'altro, garantisce veramente quella immersione totale all'interno del prodotto. Tra l'altro, il gioco è giocabile anche magari con Oculus Rift e con un volante proprio per sentirti veramente all'interno di questi bolidi. È stato fatto veramente un lavoro incredibile sotto questo punto di vista. Gli sviluppatori promettono inoltre che il parco vetture verrà ulteriormente ampliato grazie a contenuti aggiuntivi, si spera gratuiti, da quanto hanno detto, ma magari potrebbero essercene alcuni gratuiti, magari altri a pagamento, magari anche i tracciati potrebbero esserne aggiunti. Avevo letto di alcuni ovali che potrebbero essere aggiunti in seguito, forse a pagamento. E il tutto viene chiuso da un realismo totale anche per quanto riguarda i danni. Quindi una cura minuziosa anche negli urti, nelle botte, nella cura dei pneumatici. Addirittura leggevo proprio un motore dedicato esclusivamente ai pneumatici e al modo in cui il pneumatico reagisce alle varie sollecitazioni. Insomma, è stato fatto un lavoro veramente, veramente incredibile. A sto punto dici: cavolo, ma fino a qua sembra davvero il tuo gioco, cioè il titolo che aspettavi da anni e anni ormai. Cosa potrebbe andare storto in tutto questo? Diciamo che personalmente ho tre dubbi riguardo a Project Cars, dubbi che comunque non mi hanno fatto desistere dal preordinare il titolo, pratica ormai sempre più rara personalmente, perché tendo di solito a preordinare, a prenotare titoli di cui sono davvero sicuro e convinto, quindi non faccio più pre-order alla cieca così. Infatti ultimamente prenoto, se va bene, 3, 4, 5 titoli all'anno, per gli altri magari aspetto sempre un calo di prezzo. Comunque, dubbio numero uno. Il primo dubbio riguarda la modalità carriera di questo Project Cars, una modalità carriera che ci vedrà partire dai classici kart fino più o meno a scalare le varie graduatori, le varie cilindrate, insomma, delle autovetture, fino ad arrivare ai bolidi delle 24 ore di Le Mans e quant'altro. Il problema è che questa carriera è stata impostata in modo tale da non sbloccare nulla all'interno del gioco, quindi è una carriera, diciamo, potenzialmente fine a se stessa, perché in realtà le autovetture e i circuiti sono già tutti sbloccati. Quindi mi viene da chiedermi: ma il senso di fare questa carriera? Cioè, io avrei preferito una carriera nella quale parti dai kart, sì, prosegui la tua scalata, diciamo, alle classi maggiori, però a ogni passaggio sbloccavi le autovetture dopo, magari sbloccavi dei crediti nel gioco che ti permettevano di potenziare il veicolo, magari a livello meccanico, cosa che forse si può fare, ma non ne sono sicuro. Sicuramente ci saranno i vari settaggi, ammortizzatori, marce e quant'altro, però non so se ci sia un certo tipo di tuning, diciamo, meccanico. Estetico purtroppo non ci sarà. Questo è un altro peccato che io lo sapete, ormai dico che nei giochi di guida, o comunque in generale in tutti i titoli che hanno poi magari anche una componente online così, sarebbe bello distinguersi e avere il proprio veicolo personalizzato come vogliamo. Purtroppo in Project Cars il fatto che utilizza comunque veicoli su licenza e spesso anche le livree ufficiali dei vari campionati, la customizzazione sarà purtroppo molto limitata. Comunque, tornando al discorso del campionato e della carriera, non capisco il senso di inserirla
quando sembra veramente una cosa fine a se stessa, perché in realtà nelle modalità diciamo libere, quindi non so, la gara o la prova cronometrata, avremo già tutto sbloccato, quindi il senso di offrire una carriera che non sblocca nulla, sinceramente un po' mi manca, qualcosa purtroppo non mi torna e voglio vedere se sono riusciti comunque a dare un senso al tutto o se purtroppo resterà, come purtroppo temo, una cosa un po' fine a se stessa. Dubbio numero 2. Il mio secondo dubbio riguarda in generale la varietà di questo titolo, quindi delle varie gare, e il concetto di videogioco che sta dietro questo prodotto. Mi spiego subito. Slate Image Studios ha proposto sempre questo titolo quasi più come un simulatore di guida che come un videogioco. E se ci ricolleghiamo al punto precedente, il fatto stesso che tutto sia sbloccato fin da subito, il fatto che la carriera sia un po' fine a se stessa è forse quasi inserita proprio per dare il tono del videogioco al tutto, quando in realtà è forse più un simulatore che un videogioco. Con questo rimane un po' il dubbio, cioè quanto sono riusciti a renderlo videogioco e non tanto magari una cosa più che ti metti lì, ok, la macchina, la pista, vai, però l'obiettivo qual è? Ok, il mero divertimento di prendo la macchina, giro sulla pista, faccio la gara singola, vedo ad arrivare primo. Però ripeto, se non sblocco nulla, se non sblocco anche per dire una sciocchezza, una livrea in più, dei crediti per comprare qualcosa, purtroppo il senso generale un po' mi manca. Quindi questo mi riferivo quando dicevo il concetto di videogioco che sta dietro a questo prodotto, vedere se sono riusciti a renderlo effettivamente un videogioco oppure se è rimasto un simulatore più che un prodotto propriamente videoludico. Secondariamente la varietà, dicevo, la varietà che non so fino a che punto possa esserci. Ok, voi mi potrete dire, ok, stiamo parlando di un gioco di guida, cosa puoi fare? Certo, non prendere un razzo e andare sulla luna, è ovvio che si guida su pista, eccetera eccetera, però comunque in tutti i giochi di guida ci sono varie modalità. So, gare di resistenza, gare, non so, anche semplicemente l'accelerazione da punto a punto. La cosa interessante è che ho visto, ad esempio, in Ride, il gioco delle moto, è stato inserire l'idea del track day, cioè tu che giri con tutte le altre moto, come se fosse, non so, il weekend con la pista aperta e tutti i dilettanti no vanno in pista e girano assieme. È una cosa carina quella di vedere quanti sorpassi tu con la moto super pompata riesci a fare. Sarebbe interessante vederlo anche in Project Cars, magari immaginatevi un Nürburgring, dove effettivamente la gente ci va regolarmente, prima o poi ci andrò anch'io, con l'open day, quindi con tantissime auto dentro, 20, 30 che girano, e anche noi in mezzo, no, a schivare auto. Sarebbe secondo me una cosa interessante, quindi bisogna vedere se sono riusciti effettivamente a dare questa varietà generale al tutto. Questi purtroppo rimangono ancora dei dubbi che verranno comunque risolti, credo, tra qualche giorno, insomma. Dubbio numero 3. Il dubbio numero 3 riguarda una componente che sembra improvvisamente diventata fondamentale in questo Project Cars. Più che altro che sembra fondamentale se analizziamo il trailer ufficiale che è uscito proprio in questi giorni, ovvero l'online, la componente multigiocatore. Questo trailer, tra l'altro, parte, no? E mi ricorda un po' il trailer di The Crew, cioè fa vedere il mondo dall'alto, no? E appaiono i puntini dei giocatori, no? In Europa, di qua, di là, in America, così, i puntini, George, Sam, Edward, Nixon, si sfidano, bla bla bla, quindi corri per te stesso, l'importante è arrivare primo, bla bla bla, come se fosse quasi una sorta di MMO. Cioè il trailer è, secondo me, fortemente fuorviante di quello che Project Cars è in realtà. Comunque, bypassando il trailer, i miei dubbi proprio riguardano l'online in sé, no? Io avevo pensato proprio un esempio, mi è venuto in mente sotto la doccia questa cosa. Ho detto, ma ipotizziamo, no? Abbiamo Frank e Joe che si sfidano. Frank sfida Joe, entrano nella lobby, testa a testa, perfetto, magnifico. Partono tutti belli contenti, carichi, dai dai che facciamo la gara così, prima curva. Frank, per un problema di lag, oppure perché semplicemente non sa guidare, va contro Joe, gli devasta la macchina e finiscono entrambi fuori pista. Joe si vendica e praticamente il tutto diventa una sorta di demolition derby. Poi Lost, magari perché gli girano le balle, esce e quindi la connessione crasha e la lobby
viene chiusa. Questa purtroppo non è una situazione che ho detto casuale, una situazione così che ho descritto perché volevo fare un esempio a caso. In realtà è una situazione che capita molto spesso all'interno dei giochi di guida arcade. Figuriamoci in quelli simulativi dove magari effettivamente ogni minimo contatto, oddio, si è piegata la gomma, oddio, ho perso l'alettone, oddio la deportanza, oddio la macchina non sta più in strada. Quindi immaginiamoci un gioco del genere giocato online con magari problemi di lag, problemi di giocatori scorretti che non perdono occasione di far sponde, di buttarci fuori e quant'altro. Quindi questo resta ancora un'incognita, bisogna vedere la community sempre come reagirà di fronte a un titolo del genere, come si comporterà. Però purtroppo, come dice anche Xander, che saluto tra l'altro, ormai forse ci stiamo un po' illudendo che un certo tipo di gioco possa essere fruito online in maniera semplice, naturale, spontanea e corretta. Purtroppo un titolo del genere, specialmente un simulativo, e l'ho visto anche in parte con Ride, il gioco di moto che ho citato prima, con cui ha alcune affinità secondo me con Project Cars per certi aspetti, purtroppo anche lì si notava come l'online fosse difficile, ma non difficile perché la difficoltà in sé, ma per l'utenza anche. Tra l'altro un'utenza che poi selezionava sempre la classe maggiore di moto che poi non riusciva a controllare. Quindi c'è tutto un concetto dietro questo tipo di titoli che non mi piace. Poi ripeto, il trailer fuorviante che fa vedere il tutto quasi come se fosse un MMO dove te arrivi e sfidi così, magari inventi nella stessa pista così, immaginatevi il caos. Secondo me sarà un multiplayer purtroppo caotico e non gestito in maniera corretta, sia a causa dell'utenza, sia proprio a causa della natura del gioco che secondo me non si presta a un online multiplayer competitivo di questo tipo. Sarebbe stato interessante uno split screen, ad esempio, che purtroppo però è stato tolto per cercare di stabilizzare la fluidità e le prestazioni grafiche del gioco. Quindi davvero un peccato perché secondo me split screen poteva effettivamente essere divertenti. Immaginatevi comunque il vostro amico vi butta fuori, potete dargli una gomitata sul naso, insomma sarebbe stato sicuramente tutta un'altra cosa. Bene ragazzi, direi che questa piccola anteprima relativa a Project Cars più o meno è finita qui. Vi ho descritto quali sono le mie aspettative e anche i miei dubbi relativi al nuovo titolo di Slighty Mad Studios. Ditemi magari quali sono le vostre aspettative, magari i vostri dubbi relativamente a questo titolo che comunque aspetto molto e del quale ho delle buone sensazioni, io sono abbastanza fiducioso, voglio crederci, voglio credere in questo progetto, voglio credere che sarà effettivamente il titolo di corse simulativo che aspettavo da tanti anni, un titolo ben fatto, con un lato tecnico apparentemente veramente formidabile, con una modalità di guida impegnativa che però riesca anche a garantire una soddisfazione nel videogiocatore. Ecco qua, no? L'impegno che poi dà la soddisfazione, come dissi in qualche video fa. Come sempre vi invito a commentare, a polliciare, insomma, fate un po' quello che volete. Vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti, ragazzi. Ciao!